Qui dovremmo una giusta cornice al volto, possibilmente con dei colori che siano complementari a quelli del volto, che vuol dire che adesso abbiamo i capelli e abbiamo questi grappoli d'uva. Chiaramente stiamo inventando, perché il nostro modello è in bianco e nero, e perché è una statua, e quindi non abbiamo dei riferimenti di colore da dover ai quali dobbiamo corrispondere. Quindi possiamo così familiarizzarci col colore senza avere troppi obblighi, troppi problemi. Qui abbiamo fatto un olietto con un terzo di essenza di trementina, un terzo di medio malchitico e un terzo di olio di lino. In tavolozza mettiamo bianco, ci serve blu, terra d'ombra, verde, smeraldo se fosse possibile, e ne mettiamo sempre in sequenza perché conviene, perché così si forma una specie di ordine mentale.